È arrivato il momento di farvi vedere la borsa, che ha un colore meraviglioso di un celeste veramente vibrante. Non è il solito celeste che porto io, è un po' più chiaro, un po' più delicato, un po' meno virante al grigio, ecco, meno spento, molto delicato ma molto bello. Mi è piaciuta come era rifinita qui. Ho lasciato l'etichetta nonostante, c'ho sempre questo difetto, nonostante oggi l'ho indossata, poi l'ho messo dentro veramente, perché volevo farvi vedere almeno in parte. Ho lasciato per farvi vedere appunto come arriva a casa. Ho dovuto levare la plastica che era appunto rivestiva i manici, perché non è che potevo andare in giro con quell'involucro, però ho detto ok, questo si può mettere dentro, facciamogli vedere almeno come arriva a casa. Adesso vi faccio vedere anche come era indossata. Dentro c'è appunto il solito cuscinetto che non voglio gettare perché lo voglio utilizzare ogni volta che la ripongo, e dentro c'è praticamente questa parte, questa qui che è la tracolla e si aggancia appunto in due anellini dorati perché è fatta in oro e celeste. Ci sono due anellini per agganciare la tracolla. Solitamente però le borse che hanno questi manici molto lunghi io li porto a spalla. Quindi sono contenta perché ho trovato una borsa rigida con dei manici lunghi da portare a spalla. Quindi una di quelle borse che ha questi manici non troppo lunghi. Li vedo giusti per me, no? Vedete? Comunque non è troppo attaccata, mi piace. Tra l'altro ho visto che stava bene con quest'abito che ha diversa fantasia sul celeste, questa fantasia floreale con le diverse sfumature dei toni del celeste. Quindi ce l'ho vista bene, gli dava luce, una sterzata proprio di colore, ho detto ok, molto capiente, soprattutto quando vado al lavoro, ed ha tutte queste parti dove possiamo inserire le nostre cose. Allora, qui c'è una tasca per il cellulare, qui invece con una sicurezza. Allora, qui con un gancio di sicurezza, vedete? C'è una parte, come un organizer a parte, dove potete mettere quello che volete, tra l'altro imbottito. C'è un'altra tasca ancora. Qui c'è qualcosa come per mettere le penne o gli occhiali da sole. E un'altra tasca qui, penso proprio per il cellulare, che adesso non posso riporre perché sto filmando con quello. La cosa che poi mi ha meravigliata è una cosa che io ho trovato sempre nelle borse di Michael Kors e mai altrove. L'ho lasciata imbustata per farvi vedere, no? Come viene presentata. Ci puoi mettere le chiavi o il portafoglio, che io ho il portafoglio di Michael Kors che ha appunto un moschettone per cui posso agganciarlo. E il gancio di sicurezza che si può anche, c'è un moschettone, sganciare. Voi potete far così, prendere le vostre chiavi, agganciarle a quest'anello qui dove è la zippa per la borsa. Vedete, adesso faccio scivolare semmai questa plastica, così la togliamo. Mettete le chiavi da questa parte, casa, macchina, quelle che di solito non trovate mai. E con questo filo agganciato a quest'anellino, che è appunto nella zip, c'è un anellino in più sotto la zip, vedete? Agganciate questo moschettone qui e trovate subito le chiavi o il portafoglio. Comunque è un discorso di sicurezza per il portafoglio, lo trovate subito, rimane agganciato, non riesco neanche a portarvelo via, insomma. Da quest'altra parte, idem, ci sono delle tasche. Da quest'altra parte ci sono appunto delle tasche, come potete vedere, con la zip, altre tasche. Quindi è veramente ben divisa, ben fatta. Non è la solita borsa a sacco butto tutto dentro, no. Anche se io, adesso vi faccio vedere i What's in my bag, io ho delle mie pochette, però devo dire che quando non voglio far così e voglio un'organizzazione diversa, io questa organizzazione qui la sfrutto e mi piace. L'avevo trovato nella maggior parte delle borse di Michael Kors, queste divisioni fatte bene, che non danno fastidio, che stanno in mezzo, a parte la Saturn. Quindi negli altri brand, ad esempio, anche le borse a poco, che si pagano poco, come quelle di Zara, non trovi. Ovviamente sono molto blande, molto leggere, non c'è un discorso fatto in questo modo, non sono rifinite così, forse anche perché costano ancora meno, sono fatti con materiali diversi. Molto resistente, molto bella, è leggera, non è una borsa di quelle pesanti, di questo ovviamente ne sono troppo contenta, quindi non è una borsa pesante, insomma. E mi piace il fatto che c'è la tracolla, i manici lunghi, c'era cuoio nera, verde, bordeaux, ciao ragazze, bellissima. Ovviamente siamo incontro alla primavera, quindi ero indecisa tra il cuoio che utilizzi tutto l'anno e il celeste polvere, quindi ho optato per celeste polvere e via.
piace veramente rifinita benissimo. Io non posso che dire che è una borsa meravigliosa. Sotto non ha i piedini, però ha poca importanza. Vi lascio nell'info box tutto il link a questa borsa e ovviamente le varianti di colore potrete vederle sul sito e il coupon sconto che lei offre, l'azienda offre a voi. Vi faccio vedere invece adesso il Wazzy My Bag.